Allora, io a proposito di esperti, chi è che farà la scuola di partito? Perché ho sentito dire che ci sarà una scuola di partito. No, non la chiami però, dottoressa, no, non la chiami scuola di partito. No, non è di partito. Perché qual è stata di antico, la è un progetto vera? Completamente innovativo, innanzitutto. Qual è la definizione giusta? È una scuola di formazione. Di formazione. Chi è che fa la scuola di formazione? Allora, di politica si parlerà, guardi, alla fine. Cioè, sì, allora, la scuola di formazione sarà un progetto inclusivo, in tanti parteciperanno, però... È un po' di teoria politica, cioè un grande testo che volete si legga? Beh, io sono un professore di economia aziendale. Noi promuoviamo... Un grande testo teorico, chiediamo al professore qui. Professore, no, ci parli come non come avvocato. C'è un testo teorico che secondo abbiamo, lei né un deve libro leggere. Rosso nel Capitale. Guardi, noi un abbiamo librino, invece tanti... Un librino ma sicuramente che sia tutto, standard ma sicuramente, per guardi, tenere insieme i 5 Ma glielo stelle. Dico se non mi faccia dire un testo. Avremo tanti, diciamo, tutta la letteratura, secondo me, sulla globalizzazione sarà al centro anche delle nostre riflessioni. Dalla globalizzazione, Rifkin globalization. Rifkin è sicuramente un grande esperto, mi fa piacere che abbia sottolineato come e riconosca, se mi permetti, anche per riconoscendo un merito di fatto al Movimento 5 Stelle, come l'Italia possa essere leader anche in Europa e quindi nel mondo della transizione energetica. Uno l'ho beccato, poi le mando una lista, vediamo quanti ne ho indovinati. Va bene. Va bene. Allora, io vi ringrazio, è stato molto divertente. Vediamo se adesso Giuseppe Conte e i suoi pulcini e no, pulcine. No, pulcini. Loro hanno più esperienza. Attenzione. La pulcina. Ci tengo, dottoressa, loro vale per tutti, eccetto per la taverna. Hanno più esperienza in politica di me. Sì. Quindi sono io che sarò da loro aiutato assolutamente. Non vi fidate, dicono sempre così i leader. Va bene, il leader democratico. Grazie molte, Presidente.